Due incidenti stradali a Caltanissetta, un giovane è stato segnalato per omissione di soccorso. Domani alle 18:30 il Consiglio Comunale di Caltanissetta si riunisce. All'ordine del giorno la mozione per la destituzione dalla carica degli assessori Caracausi e Giammusso. Santa Croce, massiccio numero di devoti per la Madonna di Lourdes, tradizionale benedizione delle famiglie e preghiera per gli ammalati e sofferenti. C'è stato forse un tempo, la storia d'amore tra Nino e Bettina Caponnetto raccontata in un libro. Bentrovati, apriamo il telegiornale con la cronaca. Due incidenti a Caltanissetta, un giovane è stato segnalato per omissione di soccorso. Il servizio. È stato denunciato dalla Polizia Municipale di Caltanissetta per omissione di soccorso. L'episodio si è verificato lo scorso 26 gennaio, quando un ragazzo di 19 anni, rimasto coinvolto in un incidente, è andato via senza prestare soccorso. Lo scontro fra due auto, avvenuto in Viale Regione, ha causato il ferimento di due fratelli a bordo di una delle due vetture. Una volta trasportati in ospedale, sono stati medicati e dimessi con 10 giorni di prognosi. Il conducente dell'altra auto, protagonista del sinistro, invece si è allontanato. Così è iniziata l'attività investigativa della Polizia Municipale, che ha identificato il ragazzo di 19 anni, sanzionato con il ritiro della patente e la denuncia per omissione di soccorso. Un altro incidente, con epilogo diverso, si è consumato lunedì, sempre nel capoluogo nisseno, in corso Umberto. In particolare, una donna di 62 anni, travolta da un'Audi che procedeva in retromarcia, è caduta battendo il volto sull'asfalto. L'uomo alla guida si è tempestivamente fermato e ha soccorso la donna. Sul luogo sono arrivati la polizia municipale e i sanitari del 118 che hanno trasportato la 62enne in ospedale dove le sono state riscontrate ferite fortunatamente non gravi. Controlli sulle strade del Nisseno da parte della Polizia di Stato, 10 auto senza revisione e 8 senza assicurazione. L'attività di prevenzione e di accertamento delle violazioni inerenti alla circolazione stradale non si arresta, con la Polizia di Stato che nel corso del servizio di controllo del territorio eseguito nella provincia nissena negli ultimi 3 giorni ha accertato 36 violazioni in materia di circolazione stradale e sequestrato un veicolo. In particolare 10 persone sono state sanzionate per mancata revisione del mezzo, 8 per mancata copertura assicurativa del veicolo, 5 per guida con patente scaduta. 5 per omesso uso della cintura di sicurezza, 3 per mancato utilizzo del casco protettivo e 5 per altre sanzioni. L'attività della Polizia di Stato del controllo del territorio è finalizzata a prevenire gli incidenti stradali e ad assicurare una corretta viabilità a garanzia di tutti i cittadini e di tutti coloro che quotidianamente percorrono le strade e le autostrade della provincia di Caltanissetta. Quarto polo sanitario, Annalisa Petitto chiede la convocazione di un consiglio comunale straordinario aperto alla città, i particolari nel servizio. Le notizie diffuse negli ultimi giorni sulla creazione del quarto polo sanitario ad Enna hanno destato allarme e preoccupazione in città e nell'intera provincia, animando il dibattito pubblico e sui social anche attraverso la creazione di gruppi di lavoro spontanei a cui in poche ore hanno già aderito centinaia di cittadini. Nel fine settimana è nato un gruppo denominato Policlinico Universitario, formato da ragazzi universitari o da semplici cittadini. Di tanto il consigliere comunale Annalisa Petitto ha chiesto al presidente del consiglio comunale Giovanni Magrì di convocare un consiglio comunale straordinario, urgente, aperto alla città, a tutti i sindaci dei comuni della provincia e a tutta la deputazione nazionale e regionale di Caltanissetta per discutere su questa vicenda. Il comunicato stampa è stato diramato a tutti gli organi di informazione di Caltanissetta a seguito di una richiesta che ho formulato al Presidente del Consiglio affinché convochi in maniera urgente e con modalità straordinarie una seduta di Consiglio Comunale aperta a tutti i sindaci, a tutta la deputazione nazionale e regionale della città di Caltanissetta. Oggetto il Policlinico a Caltanissetta. Le ultime notizie non sono assolutamente tranquillizzanti, sembrerebbe che ci siano manovre
manovre da un punto di vista regionale per fare ad Enna il quarto polo sanitario della Sicilia, con annessa creazione del Policlinico ad Enna. Ritengo che il Consiglio Comunale sia l'organo deputato a discutere, a prendere atto anche della posizione dei suoi deputati e dei sindaci, ma cosa più importante, ritengo che la città di Caltanissetta debba ricompattarsi davvero in battaglie per il futuro della città e dei giovani, ma anche battaglie assolutamente del presente. Deve ricompattarsi intorno ad un'idea di città, una visione di città, e deve scoprire tutte le migliori energie per portare nei tavoli dove si decide le istanze vere e sentite della comunità nissena. Continuiamo con la politica a Caltanissetta. Domani alle 18:30 si riunirà il Consiglio Comunale. All'ordine del giorno la mozione per la destituzione dalla carica di assessore da parte di Caracausi e Giammusso. Dalla conferenza dei capigruppo dello scorso 10 febbraio, il presidente del Consiglio Giovanni Magrì ha convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per il 16 febbraio alle ore 18:30. Tra i punti all'ordine del giorno spicca la mozione per la destituzione dalla carica assessoriale del vice sindaco Grazio Giammusso e dell'assessore Fabio Caracausi, presentata dal consigliere comunale Gianluca Bruzzaniti e firmata da tutti i capigruppo dell'opposizione. Altri punti di interesse notevole sono le approvazioni dei regolamenti per le istituzioni delle figure del garante della disabilità e del garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza, presentata dal consigliere Angela Caruso. Per queste ultime due mozioni abbiamo ascoltato l'assessore in merito Cettina Andaloro, mentre Grazia Giammusso e Fabio Caracausi in una nota hanno dichiarato che chi amministra è chiamato a rispondere delle proprie attività politiche e il civico consesso è il luogo deputato per dare ampia visibilità alle azioni intraprese dalla Giunta fin dal primo giorno dell'insediamento. A Caltanissetta mancavano queste due grandi figure, è importantissime, che sono anche segno di civiltà. La figura del garante per la disabilità e la figura del garante per l'infanzia. Devo ringraziare la consigliera Angela Caruso per aver presentato tutte e due le mozioni, e ho dato mandato all'ufficio di preparare regolamenti che sono stati vidimati dal Consiglio, dalle commissioni, e ora andranno giorno 16 all'approvazione del Consiglio Comunale. Per me è stato anche un valore aggiunto per la città. Cambiamo argomento, resti del Castello Pietrarossa, il punto della situazione sul progetto di illuminazione. Prosegue l'iter per la realizzazione del progetto di illuminazione del Castello di Pietrarossa attraverso un finanziamento regionale. Il Comune nisseno aveva infatti risposto all'avviso pubblico della Regione relativo a contributi a sportello per sostenere proposte progettuali volte a garantire una illuminazione artistica esterna dei castelli, manieri, fortezze e torri di Sicilia. Adesso l'assessore Marcello Frangiamone ha annunciato delle novità attraverso i social. Quella dell'illuminazione era un'idea che era stata proposta in passato anche da Italia Nostra Sicilia. Il castello è uno dei simboli della città e che è stato raccontato anche dall'architetto Mario Cassetti nel suo libro Il Castello di Pietrarossa, Storia e Restauro. Il dirigente generale dell'assessorato regionale ai beni culturali ha firmato il decreto di finanziamento del progetto per l'illuminazione artistica del Castello di Pietrarossa. Con questo finanziamento avremo finalmente la possibilità di illuminare artisticamente il Castello di Pietrarossa, che è il simbolo della nostra città, e finalmente potrà essere visibile anche di notte da ogni punto osservato. Una volta che la Regione trasferirà le risorse alle casse comunali, si procederà immediatamente a mettere a bando i lavori di illuminazione del castello sulla base del progetto esecutivo che era stato inviato alla Regione ed approvato anche dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta. Sull'autostrada Palermo-Catania A19 sono stati ultimati i lavori di sostituzione delle barriere laterali di sicurezza lungo la carreggiata in direzione Catania del viadotto Simeto, di lunghezza pari a 2.250 metri e ubicato tra gli svincoli di Gerbini Sferro e Motta Sant'Anastasia.
Il medesimo intervento era già stato eseguito sulla carreggiata in direzione Palermo e pertanto viene meno il doppio senso di circolazione dal chilometro 175-600 al chilometro 195-500 per 3,9 km, con il ripristino della normale circolazione e carreggiate separate. Per circa 3 settimane in entrambe le direzioni permarranno restringimenti di carreggiata, sia al fine di eseguire la chiusura dei bypass precedentemente aperti per disporre il doppio senso di circolazione, sia per consentire il ripristino della pavimentazione sulla carreggiata in direzione Palermo, che nei mesi scorsi era stata costantemente affaticata dal transito a doppio senso. Cambiamo argomento e torniamo a Caltanissetta con la tradizionale festa della Madonna di Lourdes a Santa Croce, tradizionale benedizione delle famiglie e preghiera per gli ammalati e i sofferenti. Vediamo i particolari. La Madonna di Lourdes ha richiamato molti fedeli nella parrocchia di Santa Croce durante la giornata di festa dell'11 febbraio. 6 le messe celebrate questo sabato, durante le quali la parrocchia ha accolto i numerosi devoti arrivati per pregare e ammirare la statua della Madonna, davanti alla quale è stato allestito un altare provvisorio. Le persone sono venute in modo particolare nelle ultime 3 mesi, la chiesa è stata piena e questo da una parte c'è un po' il bisogno di riscoprire la fede, il mondo ci si accorge che non ci dà niente, l'uomo ha bisogno di sostanza, ha bisogno di riscoprire se stesso e lo può fare soltanto stando in Dio. E l'amore verso la Madonna ci aiuta a raggiungere Gesù nella comunione con Lui, l'uomo e se stesso. Partiamo dal 1854, quando Pio IX proclamò il dogma dell'Immacolata Concezione. 4 anni dopo la Madonna apparve a Lourdes, una città consacrata già a lei, apparve a Santa Bernadette, l'ultima del villaggio. Durante la Santa Messa solenne delle 18 sono state benedette le famiglie, effettuato il sorteggio delle statue delle Madonnine. Essendo anche la giornata mondiale del malato, a loro è stata dedicata una preghiera. C'è una preghiera dedicata a loro e noi non festeggiamo qui con l'Unitas la giornata dell'ammalato, però abbiamo gli ammalati della nostra parrocchia, ma possiamo dire che tutti in un certo qual modo siamo ammalati, non soltanto fisicamente ma spiritualmente. Possiamo dire che la società è ammalata, soltanto nello scoprire Dio l'uomo riesce a sopportare la propria malattia e a superare le difficoltà della vita. Santa Bernadette aveva il tumore alle ossa, nessuno se n'era accorto sino alla fine della sua vita e lei riusciva a sopportare questa sofferenza attraverso la fede, attraverso la preghiera. Oggi come oggi il mondo, ecco, è ammalato con il tumore e altre malattie e allora, ecco, la fede ci aiuta ad accettare la nostra malattia, non con rassegnazione, ma anche accettare quella sofferenza guardando il Cristo crocifisso e valorizzandola, sapendo che, come dice San Paolo, le sofferenze al momento presente non sono paragonabili con la gloria futura che sarà rivelata in noi. Non che l'uomo voglia la sofferenza, neanche Dio la vuole, ma Dio non ci toglie la croce, ma la trasforma. E il Signore non ha rigettato la sua croce, ma l'ha fatto diventare strumento di redenzione, così anche per l'umanità oggi. Rimaniamo nell'ambito della tradizione a Caltanissetta con San Valentino. Oggi è San Valentino, la festa degli innamorati. Attraverso successive tradizioni popolari è diventata una significativa celebrazione culturale, religiosa e commerciale del romanticismo e dell'amore in molte nazioni del mondo. E il tratto più caratteristico della festa di San Valentino è lo scambio di valentine, bigliettini d'amore spesso sagomati nella forma di cuori o secondo altri temi tipici della rappresentazione popolare dell'amore romantico. Abbiamo chiesto ad alcuni cittadini nisseni come passeranno questo giorno dedicato al romanticismo. Questa giornata di San Valentino la passerò sicuramente a casa con la mia famiglia, con mio marito e i miei figli, perché comunque sia San Valentino per me è una giornata dedicata all'altro, cioè all'amore che si può trasmettere al prossimo. Per me San Valentino è iniziato benissimo stamattina, perché abbiamo avuto la sala piena di donatori e veramente questo è il più bel regalo che si può regalare all'altro, cioè il proprio amore e la propria vita. In particolare mi chiedono dei cioccolati, tutta a forma di cuore, delle torte. Penso un po' come tutti gli innamorati, a fare qualche compera per il nostro piccolo amore, e un regalino anche perché è il compleanno della mia ragazza. Per cui adesso prendo dei cannoli, quindi in pasticceria li porto al lavoro alla ragazza. Una pasta a casa, un qualcosa di molto tranquillo.
non penso di uscire fuori, sempre a casa si sta sempre bene. Passerò la giornata soprattutto a lavorare, e chiedono le rose, la maggior parte dei clienti vanno sulle rose come regalo per la festa delle loro donne, con dei cioccolatini e vari oggetti che portano loro. Carovana della prevenzione a Caltanissetta nell'ambito del programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile. Vediamo tutti i particolari. Nonostante le condizioni climatiche, si è svolta a Caltanissetta la carovana della prevenzione lungo Corso Umberto e l'ex rifugio. La carovana è un programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile, dove dentro dei camper attrezzati con gli appositi macchinari si svolgono visite ed esami diagnostici per la prevenzione dei tumori del seno e tumori ginecologici. L'iniziativa è stata rivolta alle donne non inserite nelle liste di screening della Regione Sicilia. Abbiamo ascoltato Valerio Cammarata, segretario dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione, ed Ersilia Sciandra del progetto Luna. È una bellissima opportunità quella promossa dalla Comen, sposata con entusiasmo dal nostro ordine, che intercetta le esigenze di tutte quelle donne che rimangono fuori dal percorso di screening, che comunque vogliono intraprendere o continuare un percorso di prevenzione. E a Caltanissetta la prevenzione diciamo che è di casa, perché nel territorio sono presenti gli screening mammella, colon e utero con grande adesione. E quando abbiamo appreso che la Comen aveva questo progetto della carovana della prevenzione, siamo stati ben felici di offrire la nostra collaborazione, in modo tale che quella fascia di donne che sono fuori dal programma di screening avessero la stessa opportunità delle altre donne, quindi fare prevenzione, diagnosi precoce principalmente, che è l'arma vincente della prevenzione. E c'è stata molta affluenza, anche se le condizioni meteorologiche sono quelle che vedete un po' tutti, però c'è molta voglia di fare prevenzione in un momento in cui una donna deve dover pagare per fare un'indagine quando non sente nulla, allora si rifiuta di farla. Oggi abbiamo dato l'opportunità a queste donne di fare prevenzione. Gli studenti e le studentesse dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Carlo Maria Carafa potranno prendere parte ad una serie di incontri previsti sia nella sede di Riesi che di Mazzarino in presenza di medici e docenti specializzati. È stato siglato infatti nei giorni scorsi tra la scuola e l'Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri della provincia di Caltanissetta un protocollo di intesa che sancisce un rapporto di collaborazione tra le parti per l'avvio di percorsi di divulgazione e orientamento medico-scientifico. Il documento è stato firmato dal dirigente dell'Istituto Carlo Maria Carafa, Adriana Quattrocchi, e dal presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri della provincia di Caltanissetta, Giovanni D'Ippolito. Passiamo ora all'arte, le opere di Maurizio Tomasello alla Galleria Civica di Palazzo Moncada. Vediamo di cosa si tratta. Il colore è uno degli elementi che colpisce chi osserva le opere di Maurizio Tomasello, esposte nella Galleria Civica di Palazzo Moncada. In effetti il colore, scelto con cura e attenzione, assume un ruolo da protagonista nello stile dell'artista. Nella mostra personale c'era Maurizio Tomasello. Inaugurata lo scorso 10 febbraio, viene anche raccontata la sua evoluzione artistica dalle prime fasi sino alla svolta, l'arte moderna. Io ho avuto la fortuna di fare sia uno stile nel figurativo e uno stile nel moderno come questo, e non è facile per gli artisti trovare sempre uno stile. E visto il successo della mostra, penso che è piaciuto molto. Nelle sue cere Maurizio Tomasello affronta diversi temi. Ho trattato varie tematiche, dal femminicidio alla droga, all'alcol, ai viaggi della speranza, come questo quadro che è alle mie spalle, utilizzando una tecnica tutta personale che vede anche una piccola quantità di cera. E i quadri comunque sono tutti poi fissati in modo che non subiscano le intemperie del calore o del caldo tipicamente siciliano. Sono opere che svelano dei messaggi e raccontano delle storie, come nel caso della genitorialità. A me interessa soprattutto suscitare emozioni, però visto che
A volte è bello farsi spiegare dall'artista qualche pezzo del proprio quadro. E in questo in particolare c'è una figura centrale che è una figura anonima, rappresenta un figlio o una figlia, le scale del successo che deve percorrere o che sta percorrendo, e i sacrifici di questa coppia, dei genitori, per far sì che il proprio figlio o la propria figlia realizzi i propri sogni. Tra i 20 quadri esposti si fa riferimento persino ad un dolce tradizionale, il cannolo, ricordato anche attraverso un'installazione. La mostra, che potrà essere visitata dal martedì al venerdì, dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, sino al 21 di febbraio, sarà itinerante. Infatti nei prossimi mesi si sposterà in altri comuni come Piazza Armerina, Noto e Roma. C'è stato forse un tempo la storia d'amore in un libro tra Nino e Bettina Caponnetto. Lunedì pomeriggio all'ex Palazzo delle Poste di Via Crispi si è tenuta la presentazione del libro C'è stato forse un tempo, la storia d'amore tra Antonino Caponnetto, magistrato che ha guidato il pull antimafia dal 1983 al 1990, e la moglie Bettina Baldi. Nel libro, scritto dal figlio Massimo, si racconta l'incontro e l'amore che hanno tenuto insieme i due genitori e le vicende che hanno impegnato il padre a Palermo durante gli anni Ottanta, che si intrecciano in una sequenza di avvenimenti che hanno caratterizzato la lotta a Cosa Nostra. È quasi un omaggio d'amore, diciamo, al babbo e alla mamma. E la mamma mi ha dato, circa 10 anni fa, delle lettere che si erano scambiate lei e il babbo quando erano ancora fidanzati. E in più un diario in quel periodo teneva il babbo. E allora, ispirato da queste fonti, diciamo, e dal racconto della mamma, ho pensato che sarebbe stato bello scrivere la loro storia e sono molto contento di averla fatta. Da un apprezzamento a Massimo Caponnetto, che ha donato a tutti noi questa splendida storia d'amore. Una storia di amore tra Antonio Caponnetto e la moglie, ma l'amore anche familiare, l'amore per i suoi allievi, l'amore per i giovani ai quali poi si è rivolto, dedicando gli ultimi anni della sua vita per far crescere la cultura della legalità. Questo libro è un libro splendido perché racconta la dimensione dell'amore, la dimensione del dovere e la dimensione della storia, messe insieme in una sintesi mirabile in cui ci sta da una parte l'uso della bicicletta che univa Antonino Caponnetto alla moglie Bettina, ma anche al tempo stesso il riferimento al pool antimafia. Ci sta il riferimento alla vita di ogni giorno di questo giovane pretore e poi anche in riferimento all'attività storica compiuta da capo dell'ufficio istruzione. E credo sia un libro che leggendo ti fa comprendere che la storia, quella con la S maiuscola, è fatta da storie di uomini grandi. E Antonio Caponnetto è stato un uomo grande, con la sua storia, con la S minuscola, ha costruito la storia grande del nostro paese. Massimo Caponnetto e gli organizzatori mi hanno invitato in ragione del fatto che io oggi mi occupo di scorte a Caltanissetta, sono il responsabile dell'ufficio scorte della questura, e dall'89 al 96 sono stato un giovane poliziotto dell'ufficio scorte di Palermo. Ho avuto la possibilità, dopo le stragi, di conoscere il consigliere Caponnetto, scortandolo, perché in occasione del fatto che quando lui venne a Palermo, appunto, prima per i fatti e poi per le commemorazioni. Quindi sono qua per portare un punto di vista di quei 600 agenti che in quel periodo particolare hanno lavorato accanto ai magistrati antimafia. Antonino Caponnetto è stato un grande magistrato e a lui si deve l'idea del pool antimafia insieme a Falcone e Borsellino. È stato un uomo di grande coraggio e di grande generosità, perché da Firenze si è spostato a Palermo in una piazza sicuramente molto più scomoda. Antonino Caponnetto è un patrimonio comune non solo della magistratura ma di tutta la società civile siciliana e nazionale, perché si è speso in tutti gli ambiti dove lui ha prestato la sua opera, prima nella magistratura, poi con un impegno sociale e politico non indifferente. La storia d'amore tra Nino e Bettina Caponnetto, una storia d'amore che ha del personale, ovviamente, come tutte le storie d'amore, ma che va ad intersecare la storia nazionale, la storia siciliana in maniera particolare, perché ha a che vedere strettamente con i fatti sanguinosi degli anni Ottanta a Palermo,
quando sappiamo bene che avvennero tantissime stragi e poi si concluderà nel 1992 questa lunga scia di sangue con l'eliminazione di Falcone prima e di Borsellino dopo. Caponnetto è stato nonno Nino, come amavamo chiamarlo noi ragazzi che l'abbiamo conosciuto in quegli anni. Era per noi una figura straordinaria che al di là di essere giudice è stata una persona che ci ha dato tanto. Domenica 12 febbraio, nell'ambito del cartellone della stagione, domenica pomeriggio a teatro, organizzata dal Teatro Stabile Nisseno, è andata in scena la commedia 1-2-3 Stella della compagnia teatrale La Banda degli Onesti di Altamura. Grazie ad un accordo di collaborazione che va avanti ormai per il terzo anno consecutivo tra il Lions Club Caltanissetta dei Castelli ed il Teatro Stabile Nisseno, l'incasso netto della serata sarà devoluto alla Lions Club International Foundation e utilizzato per scopi umanitari, si legge in una nota. Dopo lo spettacolo, il presidente del Lions Club Caltanissetta dei Castelli, Antonio Alberto Stella, ha consegnato due targhe ricordo alla Compagnia di Altamura e al Teatro Stabile Nisseno. Era l'ultima notizia, vi lascio al meteo e alle notizie di pubblica utilità. Grazie e buon proseguimento con la nostra programmazione. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì, che vedrà ancora pressione atmosferica abbastanza alta sul Mediterraneo e sul nostro paese. Le perturbazioni atlantiche non riescono a raggiungere le nostre regioni, con i suoi pro e i suoi contro, perché in realtà avremo anche un gran bisogno di pioggia, soprattutto nelle regioni settentrionali, ma purtroppo ancora per un bel po' di pioggia non se ne vedrà. Controlliamo intanto la nuvolosità attesa sull'Italia. Come vedete, sì, delle nuvole provano ad avvicinarsi da ovest, ma fanno fatica ad avanzare, arriverà magari qualche velatura alla fine del giorno, ma nulla di che. E di conseguenza anche come precipitazioni nulla da segnalare, giornata tranquilla, come abbiamo detto prima, con cielo sereno, poco nuvoloso. Quindi in fin dei conti ci attendo mercoledì quasi più primaverile che invernale, possiamo dirla, con tanto sole, temperature che potranno toccare anche 15 gradi, localmente superarli. Di notte a primo mattino fa ancora un po' freddino, ma anche lì le temperature minime piano piano iniziano a salire. Per sapere comunque nel dettaglio fino a quando andremo avanti così, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità. Farmacie di turno, Caltanissetta. Servizio diurno, Pasqualino. Via Xiboli, Villaggio Santa Barbara. Servizio notturno. Centrale, Corso Umberto.